Ecco, per quanto riguarda invece il titolo Charter Communications. Sì, Charter Communication è un titolo che come ogni settimana, insomma, vi ringrazio dell'opportunità, faccio un piccolo focus su un titolo che può essere di qualsiasi borsa e che a me piace molto, in questo caso graficamente, siamo quindi su Wall Street, è un titolo che si occupa di media, informazione e così via, è un titolo che ha visto un trend primario. Possiamo, se tu vuoi, Alexandra, anche cominciare a vedere il primo grafico, magari il mensile. Sì, lo È stiamo un facendo titolo. vedere. Ah, perfetto, ok. È un titolo che ha performato tantissimo e che ha avuto effettivamente un inizio di storno, lo possiamo vedere anche proprio sul time frame mensile. E questo storno sembra non essere ancora finito, si sono persi dei livelli supportivi e quindi bisognerebbe operare in ottica rialzista, perché appunto il trend primario è comunque saldamente rialzista, ma possiamo ancora aspettare, secondo me, un ritraccio che proprio dovrebbe essere accompagnato da quello che è il movimento degli indici in questo periodo. E quindi Charter Communication è un titolo che secondo me dovremo monitorare attentamente. Al momento va a quotare all'incirca 610 dollari, dopo la chiusura, non di ieri perché chiaramente Wall Street era chiusa, ma attualmente rischia anche di andare a perdere il supporto che praticamente sta testando proprio in area 610. E in questo caso, se possiamo passare al time frame weekly, andiamo a vedere quello che effettivamente è successo. Ossia sul time frame weekly si vede proprio chiaramente come area 670 dollari fosse un'area supportiva che è stata rotta in maniera pesante con la candela della settimana di inizio dicembre, poi è stata di nuovo retestata come resistenza, quindi quel livello che era supporto ora è resistenza e si sta formando praticamente la prosecuzione della gamba ribassista. La rottura al ribasso dei 600 dollari, che è anche chiaramente soglia psicologica, essendo una cifra tonda, potrebbe dare il là alla parte finale di questo movimento ribassista e portare il titolo in area 550 dollari, che era, lo vediamo proprio sul time frame settimanale, che era precedentemente nel 2020 un livello di resistenza molto chiaro e quindi ora sarebbe il nostro supporto sul quale andare a valutare un ingresso rialzista di medio periodo. Quando ci sono dei titoli con questa impostazione grafica, quindi tra virgolette sparati al rialzo, passami il termine, come abbiamo visto in Italia titoli simili, Campari o Ferrari, bisogna sempre cercare di approfittare dei momenti nei quali la borsa storna, perché chiaramente alla fine è un mare e quindi anch'essi vengono coinvolti. Ma poi sono quei titoli che per primi rimbalzano perché? Perché il trend è chiaramente fortissimo e quindi direi di mettere nel mirino, mettere tecnicamente si dice in watch list, Charter Communication, il ticker è Como Hotel Torino Roma e in area 550 dollari andare a vedere se c'è un inizio di rimbalzo con dei buoni volumi per metterlo in portafoglio. Infatti stavo facendo vedere anche Charter Communications real time a 607 dollari, come hai detto, in preapertura cede l'1,84%, anzi scusate, questa è la chiusura meno 1,84% di una giornata, ricordiamo la giornata di venerdì, non troppo positiva per i mercati perché la maggior parte degli indici hanno chiuso sotto la parità e dunque questo è anche il grafico real time.